verrà inaugurata oggi a Teramo in occasione della giornata mondiale sull'autismo alla Biblioteca Melchiore Delfi con la mostra d'arte Blue Air Reportage Fotografico. La mostra è il racconto fotografico del percorso artistico dei ragazzi dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus durante la realizzazione del CD Jazz Blue Air, che vede la partecipazione straordinaria del trombettista Fabrizio Bosso. Il nome è indicativo perché il blu è il colore simbolo dell'autismo e la E è una E accentata, una E verbo, perché all'interno di questo progetto musicale hanno lavorato tanti ragazzi con autismo inseriti all'interno dello spettro in maniera assolutamente differente. In questo modo noi abbiamo voluto che loro si raccontassero e raccontassero quella che è la condizione che vivono ogni giorno. Il CD è stato realizzato da 6 ragazzi autistici, 5 musicisti che hanno suonato con i più grandi musicisti abruzzesi. All'interno del CD con loro ci sono Massimiliano Coclite, Fabrizio Mandolini, Bruno Marcozzi ed Emanuele Di Teodoro, che è stato anche il loro tutor nel corso dei mesi, perché si parla di un progetto molto lungo, iniziato un anno fa con la programmazione, e i ragazzi hanno lavorato per diversi mesi fino a finire in studio di registrazione proprio come i musicisti. Poi c'è Federico, che è un ragazzo ad alto funzionamento, che invece si è occupato della parte della registrazione con il suo tutor Flavio Pistilli, che è anche il nostro fonico. Tutto questo progetto davvero complesso ed ambizioso, perché noi vogliamo in qualche modo normalizzare la condizione autistica, noi vogliamo che i nostri ragazzi siano protagonisti della città. Tutte le varie fasi del progetto sono state documentate con delle foto e dei video, e queste foto sono protagoniste di una mostra fotografica che sarà disponibile dalla 2 al 10 aprile presso la Biblioteca Melchiorre Delfico. La mostra fotografica è stata realizzata, curata ed allestita da Martina Dale, che ha seguito i ragazzi nel corso del progetto. La partecipazione straordinaria di Fabrizio Bosso ci rende onore, perché stiamo parlando del più grande jazzista non solo italiano ma europeo, internazionale, e siamo davvero felici che finalmente oggi il CD è diventato realtà e potrete acquistarlo. Oggi nelle scuole di Teramo, in tutti e 5 gli istituti comprensivi, nello specifico nella scuola secondaria di primo grado, verrà trasmesso il video musicale di Blue Air. Ci sarà un momento per sensibilizzare e per parlare appunto dell'autismo. Mentre nelle scuole primarie ogni plesso si sta muovendo in piena autonomia con un simbolo che può essere un palloncino blu o un bracciale blu al polso del bambino, e nelle aule verrà sempre affrontato il tema dell'autismo. Questa sera invece il Duomo si illuminerà ulteriormente di blu alle ore 20:30.